Allora, parliamo oggi degli elementi strutturali, della classificazione degli elementi strutturali. Iniziamo con il trilite e l'arco. Il trilite e l'arco che sono gli elementi fondamentali. Cosa si intende per trilite? Anzitutto la parola, tre litos, tre pietre significa due pietre verticali e una pietra orizzontale, perciò il trilite è l'elemento basico dell'edificazione. Quando i primi uomini misero una pietra in verticale, l'altra in verticale, misero sopra una in orizzontale, crearono un trilite. L'arco invece ha sempre queste due pietre, queste due murature, queste due spalle, diciamo, verticali, però gli elementi in orizzontale non sono messi con una pietra sola, diciamo, appoggiata da una parte all'altra, ma è costituito da una serie di pietre, dette conci. Questa serie di pietre sono poste in una posizione semicircolare. La differenza fra l'arco e il trilite è che questo tipo di elemento è soggetto a trazione nella parte inferiore, perché è una vera e propria trave soggetta a un carico distribuito che è il proprio peso ai carichi superiori, e poi di conseguenza ha una parte a trazione e una compressione. Mentre l'arco è tutto a compressione, è soggetto, per cui l'arco può essere costituito da una luce anche abbastanza grande, mentre il trilite non può avere luci superiori di una certa quantità perché altrimenti si romperebbe. Cos'è invece il telaio? Il telaio è come il trilite, solo che la differenza è che l'elemento verticale e l'elemento orizzontale non sono separati, ma sono, diciamo, uniti attraverso questo vincolo di incastro, che qui è rappresentato per esempio nella struttura in cemento armato, nella struttura in acciaio, nella struttura in legno. Questa parte con questa parte sono, diciamo, vincolate e non si muovono in maniera diversa, come invece avviene qui, perché questo è solo poggiato sul pietrito, di conseguenza il pietrito ha una sua caratteristica di movimento e di deformazione e l'orizzontale ne ha un'altra, mentre in questo caso, essendo vincolato nel telaio, la sollecitazione che noi troviamo, in questo caso il diagramma del momento che troviamo nella parte orizzontale, viene trasmesso nella parte verticale o viceversa, la sollecitazione della parte verticale viene trasmessa in quella orizzontale. E chiaramente, ovviamente, il telaio non può essere fatto di un materiale non resistente a trazione perché tutti i suoi elementi hanno sia la compressione che la trazione, come vediamo chiaramente in questi diagrammi. E poi, naturalmente, possono esserci strutture a telai multipli quando io ho, come in questo caso, dei telai orizzontali, dei telai verticali che si uniscono fra di loro. Chiaramente, questa qua è una struttura a telai multipli. Continuiamo la nostra carrellata sui tipi strutturali e vediamo di rappresentare quelle che sono le strutture reticolari e le capriate. Allora, cosa si intende per struttura reticolare? Per struttura reticolare si intende una struttura di questo tipo che è formata da elementi che compongono dei triangoli. Questi elementi sono collegati con dei nodi. Questi nodi naturalmente non trasmettono il momento, per cui sono delle cerniere in realtà. Di conseguenza, questi elementi, che sono gli elementi della trave reticolare, trasmettono, possono essere sollecitati solo o a compressione o a trazione. Un'applicazione della trave reticolare è la cosiddetta capriata. La capriata classica che noi vediamo in questa immagine è costituita da essenzialmente sei elementi, che sono il monaco, che sarebbe l'elemento verticale, le saette, che sono questi elementi inclinati, i puntoni, che sono questi elementi inclinati più lunghi, e la catena, che è questo elemento orizzontale. Da notare che il monaco non deve poggiare sulla catena, questo elemento anzi serve per sostenere la catena, in quanto questa parte di struttura lavora per conto suo e questa lavora per conto suo. La capriata ha in genere un'applicazione, è stata applicata moltissime volte nella storia dell'architettura, soprattutto nel caso di quando si dovevano coprire delle grandi luci. Vediamo qui invece degli esempi di travi reticolari o anche, diciamo, di capriate in acciaio, che sono costruite sempre da travi reticolari, che poi hanno assunto dei nomi, per esempio la capriata alla Polonceau e così via, oppure la capriata di tipo inglese, la capriata di tipo inglese con diagonali e così via.
o la capriata shed, che è questa mezza capriata, diciamo. E naturalmente sia in questo caso la struttura complessivamente, una struttura isostatica, vedete abbiamo un carrello e una cerniera, e poi al suo interno, come dicevo prima, ogni asse di questa struttura può essere o un puntone o un tirante, un puntone se è soggetto a compressione, un tirante se è soggetto a trazione. E naturalmente le strutture reticolari possono essere piane, ma possono essere anche spaziali, come in questo caso, o addirittura possono creare diciamo delle cupole geodetiche, possono essere spaziali. In questo caso questa cupola geodetica è formata sempre da triangoli connessi tra loro attraverso dei giunti che però sono spaziali, come in questo caso, può appunto creare delle strutture reticolari spaziali molto interessanti, e diciamo nell'architettura moderna sono state abbastanza usate. E andiamo a vedere adesso successivamente altri tipi di strutture, che sono per esempio le strutture a grigliati e le strutture a lastre corrugate. Allora, le strutture a grigliati non sono altro che delle strutture formate da travi parallele, strette e alte, che però si incrociano o ad angolo retto, oppure con maglie quadrate, appunto, oppure con maglie romboidali, e poi all'esterno sono chiuse da travi molto rigide, come in questo caso. Vedete, questa qua è la griglia che si forma, e poi all'esterno, qui si vede anche la sezione, sono chiuse da travi molto rigide per evitare i fenomeni di svergolamento, ossia di instabilità laterale, a cui sono soggette appunto le strutture molto esili, molto sottili. Le strutture invece corrugate sono delle strutture che per loro forma resistono anche se sono molto sottili. Lo possiamo provare con un foglio di carta. Se noi prendiamo un foglio di carta e lo lasciamo così orizzontale, non ha una grande resistenza, ma se noi pieghiamo un foglio di carta a fisarmonica, come in questo caso, la sua resistenza aumenta. Non aumenta in modo eccezionale, ma sicuramente aumenta rispetto alla resistenza che aveva quando non era piegato. Infine vediamo che ci sono delle strutture spaziali a guscio. Le strutture spaziali a guscio sono, appunto, possono essere costituite da gusci cilindrici, come in questo caso, da cupole sferiche, da cupole ellissoidali, da cupole paraboliche o da iperboloidi, come in questo caso. Oppure possono essere anche dei paraboloidi. Allora, in questo caso abbiamo una parabola che sarebbe la direttrice e un'altra parabola che invece è una generatrice. Se la generatrice scorre sulla direttrice, è come se lasciasse una traccia, vediamo che si forma questa sorta di paraboloide. Qui c'è un esempio, qui c'è un altro esempio. Anche qui l'architettura moderna ci ha dato delle soluzioni molto interessanti di queste strutture a guscio, e l'ingegnere Calatrava è uno degli utilizzatori di queste strutture a guscio, e qui abbiamo due esempi molto interessanti: una chiesa Città del Messico e l'aeroporto di Lione, appunto. Andiamo adesso a vedere le tensostrutture. Le tensostrutture sono caratterizzate appunto da due tipi di sono tensostrutture spaziali: possono essere strutture a rete di funi, strutture a tenda oppure strutture pneumatiche. Allora vediamo, le strutture a rete di funi non sono altro che da un manto di copertura portato da funi ancorate al suolo e sostenute da arconi di calcestruzzo armato ed acciaio. E questo è un esempio, questi sono gli arconi e poi le funi che sono attaccate al suolo da questa parte e da questa parte, e creano questi tiranti che sono soggetti solamente a trazione, per cui hanno una stabilità abbastanza spiccata. Le strutture invece a tenda, per esempio, qui ci sono degli esempi. Questa qui è una struttura a tenda, per esempio, e questa qua invece, che poi lo dovreste conoscere perché è lo Juventus Stadium, quello nuovo, è una struttura invece appunto a rete di funi in trazione. E le strutture pneumatiche invece sono formate da una sorta di superficie ancorata al suono, di plastica, e all'interno si crea una pressione leggermente superiore a quella alla pressione atmosferica, e di conseguenza
La struttura sta in maniera, insomma, è stabile perché c'è una pressione interna maggiore di quella esterna e si forma, diciamo, si gonfia come una sorta di camera d'aria. Queste densostrutture sono molto utilizzate per coperture provvisorie o coperture da realizzare in poco tempo, per esempio possono essere utilizzate per coprire i campi di tennis durante l'inverno e poi magari d'estate vengono smontate. Andiamo adesso a i reticoli spaziali puntiformi assetti. Allora, se noi dobbiamo edificare un edificio, qui c'è per esempio la piantina di un edificio di due stanze da letto, un soggiorno, la cucina, il bagno, è realizzato con strutture puntiformi, ossia dei telai trasversali come quelli che abbiamo visto nell'immagine precedente. Allora, i telai, diciamo, i pilastri sono fissi come in questo caso e noi all'interno di questi pilastri dobbiamo realizzare il nostro edificio. Qui c'è l'esempio con gli tre esempi dove con la stessa maglia spaziale si realizza l'edificio sempre di due vani da letto e un soggiorno cucina e il bagno realizzato in maniera diversa, tenendo conto sempre della posizione dei pilastri. Il quarto caso invece è con i setti. Setti significa delle murature che possono essere in calcestruzzo anche oppure in muratura portante che sono continue e all'interno di questa parte scura che è la parte fissa noi realizziamo la parte variabile che sarebbero i tamponamenti e la suddivisione dell'appartamento. Andiamo a vedere la parte successiva che riguarda gli archi. Allora, anzitutto dobbiamo distinguere l'arco dalla piattabanda. La piattabanda in realtà è la parte superiore di una finestra, in una struttura in muratura ovviamente, e si realizza in vari modi, alla francese o stile romano, oppure con un arco di scarico che sta sopra e poi la piattabanda vera e propria. In realtà il principio è quello dell'arco, anche se la struttura è orizzontale, che mettendo noi i mattoni in questa maniera, diciamo, trasformiamo quella che potrebbe diventare una sollecitazione di trazione, la trasformiamo con una di compressione. Diciamo, qui vediamo che tutta la nomenclatura dell'arco, allora questi grigi sono i piedritti o le spalle dell'arco, la superficie interna si chiama intradosso, la superficie esterna si chiama estradosso, i vari elementi si chiamano conci, naturalmente il concio appoggiato sul piedrizzo si chiama concio d'imposta, il concio invece al centro che chiude si chiama concio di chiave, e la freccia dell'arco è questa altezza e a 30 gradi ci sono delle sezioni particolari che si chiamano reni dell'arco. Questa è la nomenclatura e la L è la lucernetta, diciamo, che è questa qui orizzontale. Allora, stabilita quella che è la nomenclatura dell'arco e detto che l'arco funziona assolutamente a compressione, ossia tutto i suoi elementi sono soggetti a compressione. Vediamo un attimino quelle che sono le forme. Allora, essenzialmente abbiamo tre forme principali. Abbiamo l'arco a sesto ribassato, l'arco a tutto sesto e l'arco a sesto acuto. Allora, cosa vuol dire a tutto sesto? Allora, abbiamo detto che questa F è la freccia. Allora, quando la freccia è uguale alla metà del raggio, l'arco si dice a tutto sesto. Quando la freccia è più piccola della metà del raggio si dice a sesto ribassato. Quando la freccia è più grande della metà dell'arco si dice a sesto acuto. Ecco che noi abbiamo stabilito un attimino una definizione, diciamo, dei tre tipi fondamentali di arco. Poi ci possono essere gli archi policentrici. In questo caso una prima parte dell'arco, che è questa, ha un centro che sta qui. La seconda parte dell'arco ha un centro che sta qui. L'importante è che i centri sono allineati. Se i centri sono allineati, il passaggio tra una curvatura a raggio più piccolo, alla curvatura a raggio più grande avviene senza punti spigolosi, diciamo, avviene con continuità. A sesto acuto invece abbiamo due centri. Il primo centro che è da questa parte per la prima parte dell'arco, il secondo che è da questa parte per la seconda e allora abbiamo questo punto, diciamo, questo elemento di punta. E poi possiamo avere anche il policentrico inglese o alla Tudor, che è un po' la somma di quello che abbiamo visto finora. E poi ci sono tutti gli altri archi a ferro di cavallo, a lobi curvi e così via, che comunque li potete vedere nel libro e nell'architettura abbiamo degli esempi di applicazione di questi archi. Passiamo all'argomento
presumo sia l'ultimo argomento, esatto, che sono le volte. Le volte in realtà non sono altro che degli archi spaziali. Facciamo un esempio: se noi andiamo a vedere questa che si chiama volta a botte, e questa volta a botte, appunto, che è questa qui, non è altro che un arco a tutto sesto normale. Se noi lo trasciniamo, ossia lo trasliamo in 3D in questa dimensione, otteniamo una volta a botte a tutto sesto. E così, come abbiamo visto prima, se l'arco iniziale è un arco ribassato, otterremo una volta a botte ad arco ribassato, oppure a tre centri, oppure policentrica, e così via. Ossia dall'arco si passa alla volta. L'arco la volta la potremmo definire come generata da un arco che scorre su una direttrice. Allora, la direttrice è come un binario, la generatrice è l'arco stesso che scorrendo crea la volta. Naturalmente noi possiamo invertire, dire che questo può diventare direttrice, e questa linea, scorrendo sulla direttrice, lasciando traccia di sé, può generare, infatti si chiama generatrice, in questo caso la volta. Allora, in questo caso può essere fatto da una parte o dall'altra. Vediamo adesso, una volta stabilito e chiarito che cos'è la volta a botte, vediamo di, naturalmente poi ci possono essere volte a botte rampante, nel senso che un piano ce l'ha più basso e uno ce l'ha più alto, e questa qua si usa per fare le scale, ad esempio, oppure trapezoidale, che ha una parte più grande e una parte più piccola. Questo qua per esempio è una tegola, che è una classica, ha questa forma, e così via. Qui ci sono degli esempi, diciamo, fotografati di volte a botte, vedete? Queste sono tutte delle volte, alcune a volte a botte, alcune volte a vela. Ora vediamo che cosa è la volta a vela. Questa per esempio è una volta a vela, come vediamo. Allora, naturalmente, se noi prendiamo una semisfera, questa semisfera è una classica volta a bacino o a cupola, quella che noi sappiamo. Ora, se noi questa semisfera, come in questo caso, la mettiamo su una base quadrata e tagliamo le parti che escono dal quadrato, come in questo caso, otteniamo questa, che si chiama appunto volta a vela. Perché si chiama volta a vela? Perché se noi la possiamo immaginare come un lenzuolo tenuto in questi quattro punti, 1, 2, 3 e 4, e con il vento che soffia sotto, si gonfia come una vela e di conseguenza si può essere chiamato una volta a vela. La volta a vela, come in questo caso, se poi è sezionata nella parte superiore all'altezza della parte più alta di quest'arco, e una volta sezionata si mette sopra una volta a bacino, una cupola, otteniamo la cosiddetta cupola posta su pennacchi. I pennacchi sono queste parti della volta, queste quattro parti della volta a vela, che non fanno altro che poter rendere poggiabile su quattro punti una volta a bacino, che altrimenti, se io non ho i pennacchi per poter poggiare una cupola, dovrei avere un cilindro in muratura. Nella maggior parte delle chiese che noi conosciamo, compresa la chiesa di Sant'Alfio a Lentini, la cupola è poggiata su pennacchi, e i pennacchi sono poggiati su quattro grandi pilastroni che noi possiamo notare, possiamo andare a vedere. Benissimo, passiamo alla pagina successiva. La pagina successiva ci fa vedere la volta a crociera. Allora, vediamo prima la volta a crociera. Ecco, queste sono delle volte a crociera, sono delle volte in cui abbiamo come una X guardata dal basso. Come nasce la volta a crociera? La volta a crociera nasce da una volta a botte, come questa. Se noi una volta a botte la sezioniamo con due piani in diagonale, otteniamo due elementi che sono questi, che chiamiamo fusi, e due elementi che sono questi, che li chiamiamo unghie. Si capisce perché si chiamano unghie, perché c'è questa parte circolare e la punta dell'unghia, come se fosse un'unghia appuntita. Allora, se noi mettiamo quattro fusi, due da questa parte e due da questa parte, otteniamo la volta a padiglione, che è questa. E la volta a padiglione era molto presente nelle costruzioni, nei palazzi di una volta, i palazzi in muratura, perché la volta a padiglione, per essere realizzabile, ha bisogno di quattro murature continue per essere poggiata. Se noi invece prendiamo quattro unghie, due da questa parte e due da questa parte, otteniamo la volta a crociera. La volta a crociera, rispetto alla volta a padiglione, invece ha la caratteristica che può essere poggiata su quattro pilastri. Per cui l'utilizzo della volta a padiglione rispetto alla volta a crociera
Vedete, noi io posso fare tante volte crociere sotto uno spazio unico, separato solo dai pilastri. Invece, se io qui avessi messo delle volte a padiglione, avrei visto sotto tutti i muri, magari con delle porte per passare da una stanza all'altra, ma i muri dovevano essere continui. L'ultima parte riguarda l'edificazione delle volte. Per poter costruire una volta, io ho bisogno di una centina, di un elemento di sostegno, che in genere è in legno. Qui in questa figura si vede bene che l'elemento, una volta edificato l'elemento di sostegno, io non vado a fare altro che mettere tutti i mattoni. Quando ho messo tutti i mattoni, fino all'ultimo mattone, in genere il concio in chiave, posso andare a togliere quella che è il sostegno, quella che è appunto la centina. E naturalmente, per poter togliere la centina, qui c'è un altro esempio di centina, vedete? Io non posso andare a forzare il palo che sostiene. E allora devo avere degli apparecchi di disarmo che una volta erano costituiti da, per esempio, dei sacchetti di sabbia. Questi sacchetti di sabbia venivano rotti, di conseguenza il palo scendeva e si poteva togliere, perché il rischio è quello sempre di sollecitare la volta al contrario: invece di con un carico dall'alto verso il basso, se io la sollecito con un carico dal basso verso l'alto, la posso rompere prima ancora di iniziare ad usarla. Allora, queste apparecchiature di disarmo che oggi si usano invece queste vite senza fine, ossia io a un certo punto che devo togliere il paletto di sostegno, svito questa cosa qua telescopica, si abbassa e posso togliere il palo. Va bene, allora detto questo, anche qui vi invito a c'è quest'ultima parte del libro che è interessante, che è una sorta di sintesi di quello che abbiamo detto. Vedete? E definisce cos'è la struttura portante, per esempio, una bella definizione, è la parte di una costruzione che ha la funzione di sostenere i carichi di esercizio trasmettendo le sollecitazioni alle fondazioni. Le strutture portanti attualmente impiegate sono le strutture a telaio, i telai piani, i telai spaziali. Le strutture piane poi si dividono in strutture reticolari piane e tensostrutture piane. Le strutture reticolari spaziali invece strutture spaziali aggrigliate e lastre corrugate, strutture spaziali a guscio, tensostrutture spaziali. E così via. Anche qua può essere interessante questa, diciamo, questa sorta di sintesi. Nella pagina successiva addirittura abbiamo anche delle verifiche che vi invito a fare una volta studiato, una volta, diciamo, affrontato lo studio di questa parte. Magari provate, misurate la vostra preparazione rispondendo alle domande o vedendo, insomma, quello che c'è nella scheda di verifica. Grazie e alla prossima.